Due lì a Ferro, responsabile Migrantes per Padova. Da quanto tempo è che è qui a Padova, Due lì? Beh, io sono nato a Padova, ma sono ritornato 16 anni fa, dopo essere passato per il Belgio e aver fatto 23 anni di permanenza con gli italiani nel mondo, gli italiani che erano in Belgio, Olanda, Lussemburgo, dopo essere stato 5 anni a Roma all'ufficio Migrantes per seguire la pastorale degli italiani nel mondo. Ecco, sono arrivato qua a Padova per un attimo organizzare un po' la pastorale dei migranti, perché dopo la grande emigrazione degli italiani nel mondo, pian pianino si è costituito l'altro versante dell'emigrazione, quelli che arrivavano. C'è già una lunga storia, perché i primi che sono arrivati a Padova in Europa e nell'Occidente sono stati i Boat People del 1980, quindi i vietnamiti che scappavano sotto dal regime comunista. Poi c'è stata la caduta del muro di Berlino e quindi c'è stato il travaso degli albanesi, che addirittura ha visto 20.000 in una sola nave, con una sola nave, 20.000 albanesi attraversare l'Adriatico per venire a Bari. Poi c'è stato, dopo la caduta del muro e dopo il grande cambiamento nell'Europa dell'Est, c'è stata l'entrata della Romania e di alcuni paesi dell'Est europeo in Europa, e quindi questo ha portato l'arrivo dei romeni e di tante, e nel frattempo sono arrivati gli africani e nel frattempo sono arrivati i filippini, ancora prima, in qualche maniera, in maniera un pochino più defilata, ma che a un certo momento hanno costituito uno grande serbatoio di immigrazione, un serbatoio che oggi come oggi nella diocesi di Padova conta 111.000 presenze, ecco. E allora in queste 111.000 presenze abbiamo una varietà enorme, e di queste 111.000 presenze, molti sono cattolici, molti sono cristiani, la metà diciamo sono cristiani, un terzo sono musulmani, ma delle varie nazionalità, e poi ci sono altri presenza religiosa. Ecco, organizzare tutto questo in diocesi è stato un pochino il mio compito, il mio interesse e il mio impegno in questi 16 anni. Siamo riusciti. In tutto questo tempo, che risultato? È contento del risultato? Diciamo che praticamente questa venuta, che prima era un po' sparsa, indifferenziata, magmatica, pian pianino si è profilata, per cui abbiamo 13 comunità cattoliche, con i filippini, gli ucraini, gli africani francofoni, i sri lankesi, gli africani anglofoni, i romeni, e i cinesi, anche i cinesi, e poi senz'altro polacchi e croati, eccetera. Quindi abbiamo organizzato questo, siamo riusciti a dare anche ospitalità alle comunità ortodosse all'inizio, adesso pian pianino crescono anche da solo. Abbiamo dato ospitalità anche alla comunità anglicana, siamo in buoni rapporti con i musulmani, ecco. E quindi praticamente la presenza immigrata, che all'inizio era indifferenziata, eccetera, è adesso organizzata per merito della Chiesa, per merito dello Stato, per merito di tante associazioni, e quindi ecco, noi siamo organizzati anche come comunità cattoliche, le 13-14 comunità cattoliche, ognuno ha la sua autonomia, ognuno ha la sua celebrazione, ognuno ha la sua, però tutti insieme costruiamo delle attività che sono interessanti, la festa delle genti con la presenza del Vescovo ogni anno, la tredicina di Sant'Antonio dove partecipano tutte le comunità immigrate, le notte di Natale dove mostriamo alla città le varie coloriture, le varie note di Natale, come vengono cantate nelle varie